Isola dei Famosi, sorpresa in diretta e fischi del pubblico. La 13ª edizione dell'Isola dei Famosi è finalmente giunta al capolinea, nonostante le numerose critiche. L'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha dato filo da torcere alla conduttrice del reality show. In merito al caso Canna Agate che ha visto coinvolti i due ex naufraghi, Eva Enger e Francesco Monte. L'inviato del programma dell'informazione non poteva non presenziare durante la finale del reality show più seguito. Inaspettatamente, Staffelli, carico di presunzione e sfacciataggine, ha provato a consegnare. Durante la diretta, il tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi come premio del Canna Agate. L'inviato non è stato accolto nel migliore dei modi, anzi, il pubblico fischiando ha implicitamente invitato l'uomo ad uscire dallo studio. Come da prassi, Staffelli ha parlato nuovamente del caso Canna Agate, chiedendo alla Marcuzzi se avesse saputo degli ultimi aggiornamenti. La conduttrice in modo molto elegante ha sviato la conversazione, affermando di non guardare più certi servizi di Striscia la Notizia, perché le procurano tanto dispiacere. Staffelli desiste qualche secondo, ma consapevole del poco piacere di tutti in merito alla sua presenza in studio. Esce di scena dando un forte bacio sulle labbra alla simpatica Francesca Cipriani. Bianca Azzei e Nino Formicola, chi ha vinto? Lunedì 16 aprile è andata in onda su Canale 5 la finale dell'Isola dei Famosi. Nonostante Francesca Cipriani abbia conquistato il cuore di tutti, non è riuscita ad arrivare al trofeo finale. Nino Formicola è stato eletto vincitore della 13ª edizione del talk show in diretta TV, scelto dal pubblico contro Bianca Azzei. I telespettatori colpiti dalla simpatia e dalla saggezza del comico, lo hanno premiato con circa il 67% dei voti. Il vincitore, oltre alla vittoria personale, porta a casa anche 100.000 euro di cui la metà andrà in beneficenza. La vittoria all'Isola dei Famosi, per il comico è un vero e proprio riscatto verso il mondo della televisione. Che dopo la morte del suo compagno di spettacoli Zuzzurro, lo aveva totalmente dimenticato. Nino si è contraddistinto durante questo talk show per la sua sfacciataggine, saggezza e simpatia. La proposta alla compagna di una vita, ecco da parte di chi. Nino Formicola sarà ricordato non solo come vincitore dell'Isola dei Famosi, ma come l'uomo che ha proposto in diretta TV, anche se in maniera molto velata, alla sua compagna, Alessandra Raia, di sposarlo. L'uomo ha sorpreso tutti, soprattutto perché diversamente dagli altri naufraghi, si è sempre mostrato come una persona molto riservata. Questa 13ª edizione dell'Isola dei Famosi ci ha fatto sognare con l'incontro di Alessia Mancini e suo marito. Ci ha fatto piangere con l'abbraccio tra Rosa Perrotta e suo padre, ha creato un po' di malumore per il caso Canna Agate tra Eva Enger e Francesco Monte. È stata comunque una valida edizione. Adesso tutti aspettano ansiosi l'inizio del Grande Fratello Netto.